ovviamente non mi azzardo nemmeno a entrare in una polemica medica con il dottor Viscosi, che è stato chiaro. È stato talmente chiaro che a questo punto bisognava porsi la domanda: era necessario presentare un ordine del giorno sulla risonanza magnetica? Dico perché questo? Perché qua non siamo l'ASL che discute, come hai fatto fino adesso benissimo e mi hai fatto capire tante cose, i problemi della sanità. Noi qua siamo la politica e la politica porta a altri ragionamenti, perché il fatto di tutto quello che hai detto, tutto quello che probabilmente noi lo condividiamo tutti, del perché anche a Don Mezzo forse dovrebbe venire, il punto è proprio solo esclusivamente tattico-politico, perché si sa benissimo, visto che adesso veniamo del referendum per dire prodotti, che le informazioni alla gente erano in maniera diversa, la gente l'ha in maniera diversa, e quando si parla di la differenza di portare una risonanza magnetica in ASL per creare un'unità di intento di territorio è un conto, e poi tutte le tue considerazioni le aggiungiamo per arrivare magari alla conclusione, ma il punto è che adesso noi dobbiamo portare a casa questo risultato che grida vendetta. Ma adesso io mi chiedo, se noi oggi approviamo l'ordine del giorno che dice che la risonanza magnetica deve andare a mezzo, io sono convinto, siccome a Cemona ci sono comitati, come abbiamo qua in Carnia, campeggiati da molti, che non sta molto a filosofare su tutto, dice, la voglio a mezzo, domani mattina presentiamo un ordine del giorno a Cemona che la vogliamo a Cemona e mettiamo in difficoltà quell'amministrazione e cominciamo una diatriba tra territori a stare a spiegare tecnicamente perché deve andare a Cemona a mezzo e cominciamo la solita di disegni di qualche anno fa che ha portato dove ha portato. Poi magari San Daniele farà lo stesso e magari a Udine, e io qui siccome c'è il segretario della CIS dell'Alto Friuli, quando l'ho detto l'altro giorno, vorrei sapere magari cosa pensa anche la CGL di Udine nella discussione che genererà tra qualche giorno su questo argomento, dice, scusate una cosa, la voglio a Gemona, a Tolmezzo, a San Daniele, magari non abbiamo nessuno e siamo tutti contenti. Qui è solo un discorso di ordine tattico e io non penso, neanche io oggi non voglio pensare a una fede, perché di fronte a tuo intervento devo dire che mi hai dato tutti gli elementi anche per arricchire ciò che io non so. Però se sei anche medico, se hai anche queste responsabilità politiche, è necessario riempire i giornali, i blog di una, tra virgolette, chiamiamola propaganda sul fatto che è facile a Tolmezzo dire che la voglio a Tolmezzo, cioè anch'io mi vado a prendere una pausa, non ce ne corro anch'io che la voglio a Tolmezzo, però il punto è che si ingenererà dopo questo, se dovessimo trovare un documento senza una parola, che quello che hai detto tu e quello che dice lei sta uno sopra l'altro, c'è solo una parola in mezzo, ASA, Alto Friuli, Tolmezzo. E magari forse noi sotto, come amministratori, soprattutto dalle spiegazioni che hai dato, sai benissimo che se una risonanza magnetica arriva in Alto Friuli, la destinazione naturale è Tolmezzo, ma sono contento. Non era destinazione. Questo però prima io sono adesso, io non entro nel merito del tempo, io dico solo, portiamo a casa il risultato per l'AS dell'Alto Friuli e poi al limite si discuterà. Se invece cominciamo adesso a ingenerare una polemica, e la polemica non nasce da noi che abbiamo detto, facciamo un documento soft che avete chiesto voi perché non ci siamo risvegliati, non ci serve per la nostra. Ho fatto un'interrogazione. Se facciamo un documento che comunque ci metta insieme a tutti i territori che su questo campo si sa la sensibilità che c'è, e dice Mona, per chi forse tu sei venuto da poco, non te la ricordi la battaglia che ha fatto. Sì, ti ha occupato una cosa. Ecco, lui è un partire in giro e rispondere. Posso neanche dire che poteva avere una provincia, come dice Mona. Morale
ripeto, che ha fatto il dottor Viscosi non è né di destra né di sinistra, è ciò che pensa la massa africana del cristiano dei carnici, e abbiamo fatto un po' di grazie.